Bella ragazzi, riprendiamo con Daisy. Sono entrato in un server che aveva un paio di giocatori in più. È che non ci sono server con molti giocatori. Inoltre, sinceramente preferirei non rischiare la ghirba. Connessione a rossa, un classico. Stavolta non c'è lag, scusate, ma l'altra volta c'era un po' di lag. Fino a metà video c'era parecchia lag. Adesso un po' di meno, ma si sta stabilizzando la connessione, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Sinceramente non so dove cazzo andare, io vado di qui. Gesù Cristo. L'altra volta c'era parecchia lag. Ah, tra l'altro mi avete detto tutti. Cioè tutti, no, vabbè, due di voi circa. Di usare la prima persona. Le differenze fra la prima e la terza persona ci sono. Ad esempio, ammettiamo che adesso alla mia sinistra ci sono parete. Con la prima persona non riuscirò a vedere chi c'è dietro la parete. Ma con la terza, facendo così, riuscirò a vedere comunque se c'è qualcuno. Per dire che comunque sia, con la terza ci sono molti più vantaggi. È ovvio che se magari finisco in mezzo a uno scontro a fuoco, uso la prima. Perché assolutamente la prima, lo sapete. Cioè è meglio mirare col fucile. La terza serve, diciamo, per gironzolare, guardare, serve molto di più. Lo so che non siete d'accordo, ma preferisco fare così, ragazzi. Ok, sta strada torna indietro. Tagliamo di qui. Andiamo in cima per vedere se c'è qualcosa. Andiamo ai giocatori. Semplici stronzoni. Speriamo siano amici, Dio santo. Ah no. Sapeva ci fossero case. Vedo un po' di grigio. Ah no, è la strada quella. Madonna ragazzi, è un casino da esplorare. Ma veramente tanto. Sto cercando di riunirmi con l'amico Sonaro. Cazzo, sarà morto almeno 10 volte più. Gli ho detto di andare a raggiungere la nave perché male che vada quella nave la so raggiungere. Minchia, è morto un casino di volte perché magari saliva nei tetti, gli laggava in quel momento e lui cadeva di sotto, si spezzava le gambe o moriva di colpo, cioè. Aiuto, un casino. E non è ancora riuscito. Poi è riuscito ad arrivarci. È andato a esplorare la nave. Mi sembra che sia caduto di nuovo ed è morto. Tutta questa cosa l'ha fatta in un giorno. Tipo 10 volte è morto. Poi ho detto basta, non ci gioco più. È un gioco del cazzo. Gli ho detto ma minchia è un alfa. Cosa ti aspetti da un alfa? È ovvio che abbia dei problemi vari. Problemi di ogni tipo. Devono ancora sistemare. Che cazzo. A me non è successo. Cioè per dire, a parte quel piccolo incidente nella parte 2 dove mi sono ritrovato dentro una stanza in cui non potevo entrare perché la porta era finta. A parte quello, alla fine sono riuscito ad uscirne. E basta, ma se non sono arrivato mai a spezzarmi le gambe o a cadere da un livello alto. Anche basta stare attenti e via. Non è difficile. Anche con la lag, minchia, alla fine te ne accorgi se se sta andando tutto a puttane. Lui no. Però minchia, ha trovato un casino di cose, ha trovato. Ma veramente tante cose. Un più di beh, però le ha perse tutte, quindi io sono fortunato. Lui ha trovato anche il borsone. Quello enorme. Io mi chiedo, ma questi animali così, conigli, eccetera, ma si possono ammazzare per prendere della carne? Non lo so, era una domanda che mi frullava in testa da un po'. Inoltre mi ha detto l'amico Sonaro che stava giocando e ha visto un gruppo di 10 zombie. Io non li ho mai visti 10 zombie assieme. Quindi mi sembra. Mi viene da pensare che magari abbiano aggiunto più zombie. Stiano iniziando a popolarlo come si deve e renderlo più difficile. Ma tanto io ho la mia amica accetta. Dannazione, non so dove cazzo porti questo sentiero.
tutti mi hanno detto, se vai all'aeroporto... Minchia, ecco dove cazzo porto. Un vicolo cieco. Vedete, questo vicolo cieco l'ho beccato nella terza parte. L'ho beccato più volte. Quindi ho tagliato direttamente il pezzo per non farvi annoiare. Perché ero solo io che andavo in un punto e dovevo tornare indietro. Mannaggia. Mannaggia. Quindi adesso sto vagando nella foresta senza meta. Perché il sentiero è finito. Io direi di andare da questa parte. Oh Gesù santissimo. Poi mi avete detto che tra l'altro le armi sono rare. E se le armi sono rare, le munizioni lo sono ancora di più. E vi credo, cazzo. No, non mi piace quando esce quella connessione. Fanculo, non dirmi che mi butta fuori, ti prego. Ok ragazzi, riprendiamo. Welcome, join uguale kick. What? Che cazzo vuol dire? Oh, spero non mi buttino fuori sti bastardoni. I feel having a drink. Ti preparo un mojito. Aspetta sto cagone. Cosa gli diamo stavolta? Diamo questo. Oh cazzo, gli è rimasta la seta, fanculo. Pensavo gli passasse, te lo bevi questo. Gli ho fatto mangiare degli spaghetti per niente, ma almeno se... Aspetta, sicuramente gli stava venendo anche fame. Solitamente quando gli viene sete, gli viene anche fame. Quando gli viene fame, gli viene anche sete. Mi sono levato il problema. Non ho la più pallida idea di dove andare. Sto girovagando nella foresta. Anche se trovo una cazzo di strada non cambia nulla, perché... Cioè, sto prendendo le strade, ma non mi portano da nessuna parte. C'è una stradina qui. Il problema è andiamo su, io dico di andare giù. Una stradina di merda, fanculo. La seguo verso giù. Mi porti a un... La civiltà è ciò che voglio. Aspettate un attimo, faccio una cosa. Modifico un attimo il controllo. Questo era questo. Ottica. Così. Oh, un cazzo, così. Ecco. Funziona almeno. Facciamo il test. Dai Cristo, prendi questo mitra. Ok, funziona. Perché devo premere il tasto subito. Se c'è uno scontro a fuoco. Non che mi serva molto adesso. Il fucile ha zero proiettili. Non ho manco un caricatore, nemmeno per figura. Non posso permettermelo, sono povero. Solo la Magnum ho... colpi. Ne ho 12 e più. Cristo, guardatela in fondo. Siamo un cazzo di aeroporto. Andiamoci subito. Siamo un aeroporto militare. Merda, spero di non incontrare stronzi. Me l'avete detto anche voi che in queste installazioni così solitamente ci va molta gente. Aspettate. Mi nascondo dietro l'albero. Devo verificare una cosa. Allora, se io premo F1, guardate, lui saluta a Hug. Però in caso mi dicessero di... Tra l'altro, se lo premo una volta e lo lascio così, rimane con la mano alzata. Però c'è un altro tasto. Mi pare sia lo 0, forse. Interact. Vedete, saluta. Arrendersi F2. Ok.
clap point zap. Tipo arrenditi, mettiamo 0. Vale. Siamo a posto. Perché questi stronzi solitamente dicono come mi avete detto voi, poi non so, magari non è così. Solitamente dicono alza le mani. Tranquillo bro, non ho munizioni tanto. Anche se non le alzo le mani non è che posso fare molto. Minchia, dipende da chi trovo. Mi ammazzano, ne sono sicuro. Ci perdo il personaggio. Non che abbia così tantissime cose da perdere, però sti cazzi. Non è dire di farmi il giro. Facciamo un'altra cosa, prendete, mentre la magnum in mano. E che cazzo, mi faccio trovare pronto se ci scappa lo scontro a fuoco. La magnum dovrebbe essere potente, Se ci scappa lo scontro a fuoco mettiamo la prima persona. Anziché la terza, ovviamente. Solo che con questa lag la mia connessione è lenta. Probabilmente i miei proiettili li riceverà l'anno prossimo. Oh Cristo. Sono due zombie. Se fosse gente li avrebbero già uccisi. Quindi diciamo che sono... sicuro che non c'è proprio nessuno. Oh, meglio per noi se non c'è nessuno, eh. Prendiamo tutto ciò che vogliamo e ce la svigniamo. Iniziamo. Una mela marcia. Fanculo proprio. Porta chiusa. Aperta, io. Oh Cristo. Degli stivali sopra il computer. Queste qui cosa sono? Pallottole, tre... aspetta un attimo... 3.57? Fai vedere... no, sono per il revolver. Figuriamoci, saranno per il mio mitra. Cazzo, lo sto per mancare questo. Empty ammo. You have empty... non ho ben compreso. Ho preso un caricatore vuoto. .556 erano, mi sembra, le munizioni. Sono .45. .357. Allora, se ho ben capito, abbiamo preso un caricatore per il mitra. Però è vuoto, ovviamente. Prendiamo la pistola, va là. Vedete, con la prima persona... che cazzo vedi alla sua sinistra? Se ti devi voltare, invece con la terza... no, vabbè, più o meno... anzi, no, cazzata, lasciate stare. Cazzate mie. Oh, merda, è questo zaino? È uguale al mio, mi pare. Mica, tutto è vuoto, ma vai a fare in culo, scusa, eh. Almeno uno pieno. Non ho capito se lo zaino che c'è lì è grande o piccolo rispetto al mio. Qui non me lo segna, tra l'altro, lo zaino. Fai vedere. Mi devo... mettere così. No, è molto più grande, ma scherzi? Come lo fa prendere, però? Olè. No, cacca.
Oh! Anche questo posso prendere? Chest. No, tipo il porta... Quello portale pistola. Ok. Ora ho due zaini in spalla. Ma porca merda! Ecco. Trascino di nuovo tutte le cose qui. E ho molto più spazio. Ma ho anche un segnale nelle spalle, come per dire sparatemi. Perché è enorme, però è anche rosso. Mi vedranno in parecchi, ma ho molto più spazio. Cioè più o meno, ma ne ho, dai. Mi avete detto di prendere anche magliette, tutto l'abbigliamento possibile perché ho più spazio. Mi ha detto un ragazzo di cui non ricordo il nome, scusa, ma... Non ricordo. Ok, dovremmo essere a posto. Tipo questo lo posso prendere? No, vabbè, ce li ho già i pantaloni. Coca-Cola. Coca-Cola. Oh Cristo. E queste manette, le prendiamo. Facciamo i giochi erotici con Pinolo 1. Prendi Pipsi. Un fucile, fanculizzi, fanculizzi il fucile. Porta finta, come nelle migliori tradizioni. Anche questa mi sa che è finta. Se non si vedono gli interni, vuol dire che è finta. Che era quel cazzo di rumore? Niente. Ora dovremmo controllare gli hangar. Vedete, con la... Ecco, questo volevo dirvi. Con la terza persona, vedete cosa c'è dentro. Con la prima, un cazzo, vedete. Dovete esporvi. Quindi in questi casi preferisco la... Cos'è questo? Cosa diavolo è? Prendiamolo. Ah, ho perso la magna, ma che cazzo? Inspect. Devo rinunciare a qualcosa. Figuriamoci se mollo quello. No, no, no. Rivoglio la mia magna. Sì, ma non ho capito se è vuoto o cosa. Inspect. 5,56. Munizioni 5,56 sono per la pistola. Non lo so, anche per il mitra. 5,56 sono anche per il mitra. Aspetta. No. Zero, no, no, no. Non può, no. Dovrebbe essere vuota. C'è scritto 0 su 10, quindi sono vuote. Ridami la magnum, thank you. Dannata magnum, torna da me. Mi sei mancata. Munizioni le ho. Oh. Ma un dubbio. Cacca. Il caricatore non posso metterlo. Sì! Oggi darò colpi però. Mi sa di sì. Sì, mi sa proprio di sì, ho zero colpi. Per ora credo che qui non ci sia altro.
Cioè, le munizioni sono vuote, boh. Ero già contento. Andiamo qui. Qui invece... .762x39. Prendiamolo, minchia. Sono, mi pare, per quel fucile che ho mollato prima. Che c'è anche nell'edificio lì in fondo. Ma io voglio questa cazzo di M4. Tanto lo so che appena mollo l'M4 trovo le munizioni. Perché funziona così. Ma è là sopra, troviamo qualcosa. Non vedrò di andarmene da qui. Oh Cristo, mi sono cagato. Chiusa? Chiusa. Qui c'è qualcosa. È finta la porta, ma c'era qualcosa. Un elmetto, un elmetto, un casco e basta. Uff. Qui. Regalami qualcosa di bello. Mica, sti cazzo di... Uffa. Però abbiamo le manette. Le manette, ma non ho la chiave. Quindi, a cosa mi servono le manette? Posso manettare i giocatori? Se sì, che gran figata. Il problema è, se voglio liberarli, poi come faccio? Questa è una cintura per la pistola. Credo che l'estrazione sia più veloce con quella. E dai, che già si apre sta porta. Fanculo, non si apre proprio. Ida. Una bottiglia. No, proprio no. Io non ti avevo detto di usarla, testa di merda. Ma non ha più spazio sicuramente. Questo che diavolo è? Ah, il casco da pilota, figo. Questo? Ho capito. M4. Fai vedere. Devo togliere qualcosa. Cosa posso togliere? C'è troppa merda, non ci sta. Vabbè, sti cazzi. Però non ho un problema. Minchia, guarda le munizioni che ho per la magna. Che belle cose. È sicuro che se mi ammazza qualcuno fa jackpot, perché ho parecchia merda per lui in regalo. Sia chiaro, se trovo un fucile di precisione, io mollo l'M4. Basta, cioè non me ne foto un cazzo. Sto girando... Ma non trovo ancora i proiettili. Solo i caricatori vuoti. Caricatori vuoti. Quindi basta. L'M4 è stato un amore, ma impossibile. Questa porta proprio non si apre. Un tizio che si chiama Soprano è online in questo server. Voi vi fidate di uno che si chiama Soprano? Che là in fondo c'è una piccola casetta. Verifichiamo qua dentro. Allo? E questo? Bandage. Non mi sa che mi cambio le scarpe. Non posso. Non posso. Aspetta. Ale. Ah! Minchia, tutto è vuoto! Vaffanculo!
Io mi bagno il culo con queste cose. Cartucce, cartucce, tutto tranne le mie di pallottole. Ah, voi mi odiate, me lo sento. Test. No. Sono proprio le pallottole 5,56. Mi sono sbagliato, l'ultima volta mi pare che abbia detto che erano 7,62 quelle delle M4. Ho fatto confusione. 7,62 mi pare che siano quelle della K47. Una banana, guanti. Una soda. What the fuck? Che cazzo è quello? E che cazzo è questo? Antibiotici, prendiamoli. Questi medicinali potrebbero... Ho sentito un glu. Io spero... Oddio, sembrava che li avesse presi subito. Non ho capito che cos'è questo. Un bastone sembra, vabbè. Questa è una lattina. Ah, ce n'è anche una lì sopra. Cazzo, pure là in fondo c'è qualcosa. Vedrei di passare da lì però. Oh, diciamo che la... non è andata male, o no? Qualcosina l'abbiamo trovata. Nessun incontro con qualche sopravvissuto. Proprio zero. Oh, per ora è meglio così, eh. Cioè, l'avete sentito? Ci sono questi rumori di sottofondo, fa boom, cioè... Mi cago addosso. Controllo che non ci siano stronzetti appostati. Ah, finto, bene. Vabbè, tanto dovevo uscire. C'è la recinzione. Forse la recinzione si può tagliare, lo sapete? E dai, Cristo, apri! Si può tagliare con... beh, c'erano le pinze. In quella casa là in fondo, ma non le ho prese. Vabbè, non mi frega, faccio il giro. Cioè, credo, poi vabbè. Potrei sbagliarmi, ma... Non ho una borraccia, mi avete detto di tenermela una borraccia perché posso riempirla d'acqua. Non ci ho pensato, cazzo. Non sapevo fosse implementata sta cosa. Mica mi sento come se qualcuno mi stesse seguendo. La pazzia regna sovrana. Io direi di tenermi in queste zone qui, dove sono le case. Perché magari al prossimo respawn rivado a controllare lì. Nuovi oggetti, si caricano nuovi oggetti, quindi è un bene. La mia paura più grande è che un cecchino vada là sopra. Sarei fottuto, sono in campo aperto, zero copertura. Dovrei testare la mia fortuna muovendomi a zig zag. Minimo. Allora, vedo una cosa nera sdraiata. Là dentro sembra non ci sia nessuno. Che cos'è quella cosa nera? Ah, forse è un tronco. Sì, è un tronco. No, non è un tronco, se no c'è un frusaglio vario. Ok, l'avete sentito? Minchia.
Iniziamo da quella casa là in fondo. Ah, Soprano se n'è andato. Adesso sono con Ralph, Sebastian, Hans e Justin. Praticamente sono i personaggi di... Ah! Muori. C'è un personaggio della Sirenetta. Poi c'è Ralph dei Simpson. Una cazzo di comica. La banda degli stronzi. Ah! Se vi volete unire al mio server ogni tanto, io lo cambio il server, ma tanto vi basta andare su Steam e cliccate unisci alla partita del giocatore e vi unite alla mia partita senza problemi. Se provate ad ammazzarmi, vi fregherò io, tranquilli. E vi mando anche Pino Luna a casa, ovviamente. Quello è un classico, ovviamente. Non è 7, no. Meglio lasciare la porta aperta. È come un avviso del tipo, qualcuno è stato qui. E si tengono alla larga. Anche là ci sono delle casette. Pieno di casette. Forse dopo Resident Evil 5 inizio TIFF. Forse. È in forse proprio. Non lo so. Si vedrà. Si vedrà, ragazzi. Si vedrà anche da come mi gira sul PC. Se mi gira troppo cagoso non lo faccio. Ciao, baby. È che se un gioco mi gira molto male lo butto al minimo. Non me la tento così. Tanto alla fine cosa ve ne frega della grafica. L'occhio vuole la sua parte, però se riesco a prendere più FPS al minimo, chi se ne frega. Ad esempio, guardate quell'albero lì, è sempre bello anche in bassa risoluzione. Non dovete essere razzisti. Oh Cristo, c'era qualcuno qui. Ma ci sono gli zombie, quindi no. Magari se n'è andata, se l'è svignata. Oppure magari è qua dentro. Merda. E basta, basta, non c'è nient'altro. Bello. Cos'è sto schifo? Insomma, una maglietta lurida. Fra i container non c'è niente, lo so. Controlliamo sta casa. Poi andiamo là in fondo. Ad ovviamente. Cibo là sotto. Questo che è? Oh Cristo. Blood test. Figata! Facciamolo. Perché cosa ci fa scoprire che gruppo sanguigno aveva? Zero più. Zero più o più? Zero più. Figata, no, mi è piaciuta veramente sta cosa. Veramente una figata. Sinceramente non so cosa potrebbero servire le trasfusioni di sangue, me lo dovete... Ditemelo voi perché... Voglio saperlo. Ma la posso aprire sta merda? Non la schiudo la porta. Quindi zero più. Devo ricordarmelo. Ma quando scoprirò a cosa servono, probabilmente sarò già morto. Solo munizioni per la mano. Cioè è destino proprio. L'M4 non me lo sogno. Il berretto verde. Il berretto verde mi sa che lo prendo. Vabbè. Stona la mia borsa rossa. Mi servirebbe.
Una borsa così enorme, però verde. Qui c'era qualcuno. Qui qualcuno è entrato, ve lo dico io. Rumore di zombie. Non ne vedo nulla in fondo. Ah, e tu da dove sbuchi? Ciao amore. Bacino. Beccato. Sto iniziando a centrare sempre i colpi di ascia. Lo anticipo un po' il colpo e via. Non è difficile ormai. Anche con la lag riesco a farlo. Ecco un altro stronzo. Vediamo come salta la... la ringhiera, guardate. Zup! Cristo! Gran figlio di puttana. Mi ha beccato lo stronzo. Com'è il test per vedere se c'è gente da una parte? È semplicemente... sono semplicemente gli zombie. Se sono zombie, non c'è gente. Dubito che possano entrare in tutte le case evitando gli zombie, cioè è impossibile. Seguono ovunque. Poi queste porte sono chiuse. Dubito ci sia qualcosa di utile in questa casa del cazzo. Ormai ho capito che le cose migliori le trovi negli edifici come quelli di prima. Cioè, qui ormai non trovi niente. Prima trovavi qualcosina qui. Così, giusto per ridere, per tirarti su. Una bottiglia d'acqua. Cibo. Cose del genere. Quelle cose ormai le ho già. Non mi frega niente. Idea di seguire la strada. Dai, top, vieni che sono qui. Attraversa. Bluc. Anche qui c'è stato qualcuno. Forse. No, no, non c'è stato nessuno, scherzo. Direi, seguiamo il sentiero. Seguiamo il sentiero, vediamo dove cazzo ci porta. Cazzarola, stanno iniziando a unirsi molti giocatori. Sale la probabilità di incontrare qualcuno. La mia me l'ho ricaricata. Ho capito cosa? Cambia caricatore? No, no, l'ho ricaricato, ok. Ha 6 colpi, devo centrarli. Cartelli, sono dei cazzo di cartelli. Minchia. Facciamo progressi, ragazzi, eh. I primi cartelli. Adesso non c'è scritto un cazzo, c'è scritto sesso da una parte. Andiamo dalla parte in cui dice sesso. Pagamento, non ho soldi. Voi capite qualcosa? Io no. Kbach Ktoba. Kbach Ktoba. Vabbè, ci ho provato. Sono una città. Un campo di... un campo di prigionia Vietcong. Io spero nel campo di prigionia. Non si apre, vero? Zombie! Io sono sicuro che con una lag del genere muoio. Se qualcuno inizia a spararmi. Prima ancora di capire dove mi spara sono morto. Dai, cazzo! Non laggare così. Porcaccia la merda.
Io quindi stiamo a vedere se c'è qualcosa all'interno, ma no. Ormai queste casette così non mi attirano più. Devo guardare i capannoni enormi. Altri cartelli inutili. Tipo questi. Che sono già stati sverginati. Due sono aperti. Non ho preso praticamente niente. Questo? Una bussola! Figo! Memo, troppa roba. Close cover, vediamo. Così ci sta. No. Io butto ste munizioni. O forse no, no. Mi sa che le butto. No, butto queste. Cosa me ne fotto di questi proiettili? Ci sta, dimmi che ci sta, ti prego. Ci sta, ok. A 7. E fuori come sempre c'è. La pioggia. Quella è una luce da mettere in testa. Non ho ancora provato un livello notturno, anche per quando entro. Boh, è sempre giorno. Bottiglia d'acqua. A 7 fame, ok. Diciamo che ti faccio mangiare questo, vai. Sparatelo tutto. Te l'ho sempre ritatto. Questa cosa buttiamola via. Passata anche... La sete, ha mangiato, gli ho passato la sete, bravo. Non mi fai sprecare nulla. Chissà se queste bombole se le sparo esplodono o cosa. Oh Gesù Maria. Altro zombie non arrivo, altro zombie qui. Minchia, la lag sta arrivando al 9. 9 frame rate al secondo. Adesso a 20. Quattro zombie uccisi, yeah. Ok ragazzi, io credo che potremmo solo stare qui per ora. Sì, direi che potremmo stare qui. Pure gironzola, aspettate. Vediamo se c'è qualche altro edificio figo. Tipo quello là in fondo, mai visto. Allora lì siamo già andati. Quindi andiamo da questo. Devo trovare un posto in cui so stare. Un cimitero? Magari qui troviamo proiettili. Anche se ho i miei dubbi. In un cimitero trovare proiettili? Nah. Al massimo troviamo una pala. Ok, è un nemico. Zombie di merda. La chiesa. Vado a pregare Gesù Cristo per un caricatore pieno però. Bene. Mi fai fare anche le scale per poi trovarmi una porta vuota. Non è una chiesa però. Ho lo schizzo di tornare là in fondo. Quanti giocatori adesso? Sempre gli stessi. Torniamo là in fondo. Ce la tentiamo. Ce la tentiamo. Ce la tentiamo. Tentiamocela. Fuck. Mi pare che questo pezzo però non l'abbiamo visto. Cioè è nuovo.
No, no, questo non l'abbiamo pezzo. Non l'abbiamo pezzo, non l'abbiamo visto questo pezzo. È dall'altra parte l'aeroporto. Sostiamo qui, poi la prossima volta ritorniamo all'aeroporto. In cerca di rogne con qualche giocatore. Se riusciamo a beccarlo. Capannone. No, non me frega. Quello dovrebbe essere per il fornellino. Fornellino a gas. Ma no, non mi attira, cioè per ora non me ne frega. Ecco, solitamente qui c'è merda. Una cuffietta da cinciulla. Scarpe abbandonate. Vestiti. E basta, eh. Delusione. La delusione è palpabile. Che è sto rumore? Ma senti il rumore di scorreggia? Questo What? Non mi sono scorreggiato, giuro. Ma ok ragazzi, per questo gameplay va bene così. Ci è andato al di lusso, anche stavolta siamo sopravvissuti. Finiamo di guardare qui fino in fondo. Quindi niente. Ci becchiamo al prossimo gameplay e riandiamo di nuovo all'aeroporto. Ciao a tutti!